Anticipazione una vita. Trama puntate dal 28 agosto al 1 settembre 2017. Cayetana arrestata. Maria Luisa schiaffeggia Trini. Lunedì 28 agosto 2017. Leonora e Guadalupe sono molto preoccupate per le condizioni di Pablo, che risultano ancora molto gravi. Il responso dei dottori getta nello sconforto le due donne, che si affidano alla volontà celeste. Rosina è molto angosciata per il genero e riceve sostegno morale da parte di Liberto. Mauro conferma a Teresa che la donna scomparsa ritrovata nel fiume è Ursula. Peirò, insospettito dalle intenzioni dell'ispettore verso Cayetana, decide di stargli con il fiato sul collo. Trini incontra Clemente Redia e lo fa ubriacare. Poi, senza farsi vedere, riesce a entrare in possesso di alcuni documenti preziosissimi che potrebbero inchiodarlo di fronte alle sue responsabilità. E non solo, riesce a carpirgli informazioni importantissime sul pericoloso Venanzio Ruiz. San Emeterio, con l'aiuto di Humildad, intende nascondere nella camera da letto di Cayetana la presunta arma del delitto, necessaria a incastrare la Dark Lady e a farla arrestare per la morte della sua ex istitutrice. Nel frattempo, la figlia di Fabiana, dietro consiglio del duca di Somoza, accetta di sottoporsi a delle innovative terapie catartiche per far riaffiorare ricordi legati al suo burrascoso passato. Celia consiglia a Philippe di partecipare alla bisca clandestina, dove vi sono anche Clemente e Trini, per tenere quest'ultima sotto controllo. La Crespo aiuta il suo nemico a vincere e avere la meglio sui suoi agguerriti avversari. Martedì 29 agosto 2017. Il ratto, dietro consiglio di Mauro, si presenta in commissariato e spiega agli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Ursula di aver visto con i suoi stessi occhi Cayetana colpire mortalmente l'anziana signora. Peirò ha i suoi dubbi e invita Mauro a fare un passo indietro per non trovarsi invischiato in seri problemi con l'emergere della verità. San Emeterio è fermamente convinto della colpevolezza di Cayetana nella sparizione di Ursula, ma non è in possesso di prove schiaccianti. Per questo si è affidato ad un falso testimone e ha invitato sua moglie a nascondere una falsa arma del delitto a casa della Dark Lady per farla finire in prigione. Leonore e Guadalupe piangono disperatamente per Pablo. I medici lo danno per morto. A un tratto il ragazzo si risveglia. Cayetana viene invitata dai mezzadri a presentarsi presso la sua vecchia residenza, quella appartenente alla ricca famiglia Sotelo Ruz. Devastata dai ricordi, la donna ha un malore. Fabiana consiglia a sua figlia di non sottoporsi a terapia psicoanalitica, in quanto nella sua mente potrebbero riaffiorare ricordi dolorosi legati al suo passato. La donna così prende la sua definitiva decisione, raccontare i suoi turbamenti a Teresa Sierra. Clemente, impressionato positivamente da Trini, le porta una collana, affermando di averla ritrovata in cucina insieme ad altri preziosi. Mercoledì 30 agosto 2017. Giuliana e Leandro fanno ritorno da Casias 38. Susana, infastidita dalla loro presenza, rivela a Liberto di aver diseredato il figlio a causa della sua decisione, ovvero rifarsi una vita con la pasticcera. Cayetana passa a trovare Teresa e le rivela di aver molto sofferto in passato. Le due donne appaiono unite più che mai e scoprono di avere non poche cose in comune. Celia, allarmata, svela a Philippe che Servante ha raccontato a Victor che Trini si è trasferita a casa di Heredia. Il brillante avvocato così spiega a sua moglie che l'unica soluzione è dire a Ramon tutta la verità. Quando il palazzo scopre che Trini lo ha lasciato per Clemente, va su tutte le furie e si reca nella sua vecchia abitazione per riprendersi il mal tolto. Qui si imbatte nella Crespo,
che lo affronta duramente e lo caccia via a malo modo. Mauro, grazie alla testimonianza di Paco il Ratto e al ritrovamento del presunto cadavere di Ursula di Senta, arresta Cayetana sotto lo sguardo atterrito di tutto il quartiere. La buona maestra fa tutto il possibile per difendere la sua amica, ma tutti i suoi sforzi si rivelano fallimentari. Pablo svela a Leonor che, nonostante la brutta caduta, il suo unico desiderio è quello di ritornare a cavalcare. Il dottore che lo tiene in cura assiste alla conversazione e annuncia alla figlia di Rosina che suo marito non potrà più rincorrere il sogno di diventare un valente fantino. Un'altra caduta potrebbe risultargli fatale. Giovedì 31 agosto 2017. Humildad, con una scusa, si introduce furtivamente a casa di Cayetana e nasconde, nella sua camera da letto, un fermacarte sporco di sangue. Leandro ha un duro scontro verbale con la madre, fino a che non accetterà Juliana e suo figlio Victor, può considerarlo morto. Mauro riesce a trattenere la Dark Lady in commissariato, in attesa del giudizio del giudice e del mandato di perquisizione in casa sua. Fabiana, perfettamente consapevole di quel che è successo a Ursula e dell'innocenza della figlia, è inconsolabile. Trini si imbatte in Maria Luisa, che sdegnata la schiaffeggia in presenza di tutto il quartiere. Pablo è distrutto. Il ragazzo non può più montare il suo puro sangue a causa dei traumi che ha riportato a seguito della spaventosa caduta. Leandro raggiunge Susana e le rivela che presto convolerà a nozze con Juliana. Mauro tenta di dimostrare a Teresa che la sua battaglia contro Cayetana è giusta, perché la Dark Lady è un'usurpatrice e in passato si è macchiata di orrendi crimini. Casilda è gelosa del rapporto tra Martin e la sua collega, Enrichetta Dor. Lolita le consiglia di sottoporsi ad una dieta ingrassante per arrivare alle forme sinuose e burrose della famosa attrice. Leandro, ripudiato dalla madre, si mette alla ricerca di un nuovo lavoro. Venerdì 1 settembre 2017. Servante vuole diventare attore a tutti i costi e si affida ai consigli di Martin. Rosina non riesce a distaccarsi da Liberto, verso il quale sta iniziando a provare dei veri sentimenti. Teresa, nervosa e adirata, raggiunge Mauro e gli fa presente di aver sbattuto in prigione un innocente, la falsa assassina di Ursula. L'ispettore riesce però a instillarle dubbi sulla buona fede della Dark Lady. Il duca di Somoza si affida ai suoi legali per poter salvare Cayetana dalla prigione. La testimonianza di Paco il Ratto però inchioda definitivamente la sua amata. Mauro, in preda ai rimorsi e ai timori, svela a Felipe che si è affidato a un falso testimone oculare per poter far arrestare la sua nemica. Il legale sbigottito lo mette di fronte ai rischi che potrebbe correre. Guadalupe è in pena per suo figlio e chiede a Leonor di vegliare continuamente su di lui. La donna teme che il giovane possa ritornare a cavalcare di nascosto. Victor passa a trovare Trini e la implora di rivelargli le sue vere intenzioni con Eredia. Tra le lacrime, la Crespo spiega tutti i dettagli del suo piano: stare accanto al pericoloso strozzino per salvare la sua famiglia e inchiodare Clemente di fronte alle sue responsabilità. La donna vuole a tutti i costi recuperare l'eredità del marito. Felipe spiega a Celia che Cayetana è stata arrestata ingiustamente. Dopo aver litigato con Casilda a causa di Enrichetta, Martin tenta invano di farsi perdonare. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.